Ok. Cominciamo. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato, vero? Abbiamo parlato un bel po'. Abbiamo parlato delle feste, mi avete raccontato che cosa avete fatto nelle ultime feste. Abbiamo fatto una specie di ripasso orale di tutta l'unità. E questa settimana leggeremo un po', è ovviamente un riassunto. Che cos'è un riassunto? Resumen. Un resumen, esatto. Un riassunto delle cose che abbiamo imparato in tutta questa unità. Abbiamo parlato di due cose, di feste italiane, ma anche di viaggi. Vero? Abbiamo parlato di treni, di viaggi, delle stazioni. Abbiamo imparato alcune parole nuove per viaggiare in treno. Ok, allora cominciamo con Anna Maria, leggimi il Natale, gli italiani le feste, Natale. Gli italiani e le feste. Natale, Gli i italiani, bambini. ok lì. Gli Italiani italiani. e Natale, i bambini aspettano Babbo Natale che porta i doni insieme agli adulti, addobbano l'albero di Natale e fanno il presepe, Il presepe. il tacchino farcito, il pollo arrosto o altre specialità O regionali. altre specialità. Specialità regionali, lo spumante e infine il panettone, il pandoro si trovano su quasi tutte le tavole italiane. Bene, ok. Allora, i bambini, Natale, i bambini aspettano Babbo Natale. Chi è Babbo Natale? Il viejito Pascuero. È il viejo Pascuero, esatto. Che porta i doni, i regali, insieme agli adulti addobbano, addobbare e adornare. Addobbano l'albero di Natale. Torna nell'arbol de Navidad e fanno il presepe. Che cosa sarà il presepe? El pesebre. È il presepe. Il tacchino farcito. Che cos'era il tacchino? Lo abbiamo imparato la settimana El scorsa. pavo. El pavo. Bravo. È farcito, è un sinonimo. Scusate. Salute. Grazie, grazie. Jesús. Il tacchino farcito, farcito, ricordate che è Sí. un sinonimo di che cosa? Di, De relleno. in italiano? Ripieno. Ripieno. Esatto. È un sinonimo di ripieno. Il pollo arrosto. Noi abbiamo una parola in spagnolo, almeno nostra, in spagnolo chileno, per due in italiano. Asado. Perdón, le Pollo tocan el asado. tinte. Vai, vai. Asado. Sì, allora, asado, uno è arrosto in italiano, ma l'arrosto si fa al forno. Invece, abbiamo la parola grigliata che significa quello che noi diciamo asado, alla griglia, alla parrilla. Ah. Allora, il pollo arrosto è un pollo asado, ma asado al horno. Invece, quando tu accendi il carbone, metti la carne, il pollo, quello è un asado,
ma è, si chiama una grigliata. Grigliata. La parrilla, sì, la griglia. O sea, tacchino grigliato? Tacchino, tacchino grigliato sería se lo fai a la parrilla. Sì, alla parrilla sería grigliato. Grigliato, sì, sì. O alla griglia è più comune. Già. Yeah. Molto più comune alla griglia. Ok, ho altre specialità regionali. Lo spumante, il vino spumante, ovviamente. E infine, finalmente, il panettone e il pandoro. Il pandoro è simile al panettone, che è questo come il nostro pan de Pasqua, molto diverso in realtà. Il pandoro è più simile a quello che noi conosciamo come il keke. È un tipo di... è molto simile a un keke. Lo vendono, si trova a volte, alcuni anni, al Jumbo, e si trova tanto il panettone come il pandoro. Sai, Ok? Giuseppe, l'ultima classe di Siena, là si fabbrica il panforte di Siena che è squisito. Sì, panforte di Siena, vediamo. Mi piacciono quelle cose. Panforte di Siena, vediamo. È come una specie di torrone, no? Sì, si mangia con vino bianco. Perfetto. Lo vedrò se si può fare. Come una specie di... sì. Come hai detto, Turone? Farina, pepe, cannella, nutmeg è strano. Bene, grazie, Maria Angelica. Non lo conoscevo, non avevo mai sentito parlare del panforte. Sembra buono. Ok. Allora, si trovano su quasi tutte le tavole italiane. Bene, Doris, leggimi l'Epifania. Epifania. Il 6 gennaio i bambini appendono delle calze al camino per la Befana o Befana? Befana. Per la Befana. Una vecchietta che porta dolci e regali ai bambini buoni e carboni a quelli cattivi. Ah, il 6 gennaio i bambini appendono delle calze. Che cosa sarà appendere? Colgar. Colgar. Allora, appendono delle calze, cuelgan medias al camino. Che cos'era questo camino? Ciminea. La cimenea. Per la Befana, abbiamo parlato della Befana, no? Sì, ve l'ho fatta vedere che questa vecchietta, che adesso la fanno come una strega, una bruja, che porta i regali ai bambini. Ma porta i regali solo ai bambini buoni, che si comportano bene, e a quelli cattivi portano il carbone. Ovviamente, ricordate che è uno scherzo, non è che porta il carbone, non è che lasciano il carbone ai bambini, ma sono dolci con forma di carbone, un po' per ridere. Per ridere un po'. Maria Angelica, leggimi il carnevale, per favore. A carnevale tutti si mascheranno, ballano, Si festeggiano. mascherano. Si mascherano. Mascherano. Maschera. Che Mi la è. Facciamo qua l'accento. perdi. A carnevale tutti si mascherano, ballano e festeggiano. Famoso in tutto il mondo per i bellissimi costumi, le maschere e il carnevale di Venezia,
e il Carnevale di Venezia. Molto noto anche quello di Viareggio. Di Viareggio, esatto. Allora, a Carnevale tutti si mascherano, ballano e festeggiano. Mm-hmm. Ricordate sempre la regola dell'accento dei verbi che sono coniugati a loro. Loro mascherano, loro ballano, loro festeggiano. Che non sappiamo dove va l'accento, ma sì che sappiamo dove non va l'accento. Non va mai nella terminazione, ano o no. Poi dipende. In quelli corti sappiamo già, per esempio, ballano è l'unica opzione. Ma le altre dipende dalla, un po' dalla memoria, un po' da, dall'udito, sapere dove va l'accento. Solo sappiamo dove non va. Mm-hmm. Famoso in tutto il mondo per i bellissimi costumi. Che cosa sono i costumi? Sono vestuarios. Los disfraces, è più specifico. Ah, un costume è un disfraz. Ah, per i costumi e le maschere è il Carnevale di Venezia, ovviamente quello più famoso. Molto noto, muy conocido, anche quello di Viareggio, che lo abbiamo visto, quello di Viareggio. Qual era quello di Viareggio, vi ricordate? Non mi ricordo. Sì, l'abbiamo visto quando abbiamo visto le feste. Abbiamo visto il Carnevale di Viareggio. Aha, qual era? Vi ricordate com'era? Non ricordo. No? Era questo con le statue giganti. Sì, che si muovevano. Quello era quello, il Carnevale di Viareggio. Io sono stata al de Venezia. Quello di Venezia, è molto sì. Bello quello, sì, ma troppa gente, troppa gente. Quello era... Dipende se piove, se c'è la pioggia. C'è poca gente. Era la pioggia. Bene, Maria Angelica, no, tocca, scusa, Patrizia, leggimi Pasqua. Pasqua, la Pasqua cattolica. Cade sempre di domenica, tra il 22 marzo e il 25 aprile. I bambini ricevono l'uovo di cioccolata che nasconde una sorpresa. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, dice un proverbio italiano. Esatto, la Pasqua cattolica cade sempre di domenica. Tra il 22 marzo e il 25 aprile, sì, cambia tutti gli anni. I bambini ricevono l'uovo di cioccolata che nasconde una sorpresa. Sì, qua in Cile si dà l'uovo di cioccolata, ma in generale non è una sorpresa. In Italia da sempre, sempre ha avuto una sorpresa. Non so se conoscete i Kinder Sorpresa. Sì. Sì, nascono un po' dalla Pasqua. E infatti, per la Pasqua, vendono i Kinder Sorpresa giganti. Sono enormi. Ah. Con ovviamente una sorpresa molto più grande, più bella, che quella piccolina. Allora, Natale con i tuoi. Quando io dico i tuoi, chi erano questi i tuoi? Tu famiglia, los tuyos. Sì, ma un po' più specifico. In generale quando parliamo... Sì, c'è molta gente che effettivamente usa i tuoi per la famiglia completa, ma in generale si usa i tuoi per i genitori in particolare. In particolare. No, come dire, i tuoi genitori. Dipende dalla persona. Dipende dalla persona se lo usa per la famiglia completa o solo i tuoi genitori. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Natale, Navidad con los tuyos, con tu familia o con tus padres. Pasqua con quien quieras. È un proverbio. Usano lo stesso proverbio per il Capodanno anche. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Uh-huh. Dice un proverbio italiano. Bene. Anna Maria, leggimi 25 aprile e 2 giugno.
25 aprile è una festa nazionale per gli italiani, l'anniversario della fine della seconda guerra mondiale, 1945. Perfetto. Il 2 giugno invece si ricorda la nascita della Repubblica Italiana, 1946. Ok, allora due date, due feste molto importanti per gli italiani, e soprattutto quella che festeggiano molto di più è questa, il 25 aprile, per loro è più importante, e si chiama la festa della liberazione. Ok, che si festeggia più che la fine della seconda guerra mondiale, si festeggia quando sono andati via i tedeschi dall'Italia. Sì, i nazisti sono andati via dall'Italia. Si festeggia molto, 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 molto. Gli italiani sono molto orgogliosi di questa data del 25 aprile. Sì, il 2 giugno la nascita della Repubblica Italiana, dopo la guerra, ovviamente. Bene, Doris, leggimi Ferragosto fino alla fine. Ferragosto. Il 15 agosto, durante le vacanze estive, si celebra l'ascesa al cielo della Vergine Maria. Infine, ci sono tantissime feste popolari, il Palio di Siena e quello di Asti, la regata storica di Venezia, la giostra del Saracino d'Ad Arezzo, eccetera. Ad Arezzo. Ad Arezzo. Ricordate che AA mettiamo una D per separare, Ad Arezzo. Già. Yeah. Mm-hmm. Bene, Ferragosto, il 15 agosto... E che purtroppo questo anno cade di domenica, non è festa, non sarà festa neanche per gli italiani. Durante le vacanze estive dovete sempre pensare che l'italiano promedio vacanza ad agosto. Yeah. Sì, tutto agosto. Se andate ad agosto in Italia è tutto chiuso, tutto. Yeah. Tutto chiuso, supermercati chiusi. Io mi ricordo di, non so se avevo 4 o 5 supermercati vicino a casa mia, rimaneva solo uno aperto. Tutti chiuso, tutto il supermercato chiuso un mese. E ho visto che quello è stato il massimo a Milano, un albergo, un hotel, chiuso per ferie, cerrato per vacaciones. Quello era il massimo, ma chiude tutto, tutti i negozi sono chiusi, il classico, il tabaccaio, quello che vende le sigarette, anche, tutti chiusi, tutti chiusi, per tutto agosto, che era divertente perché per i fumatori è un tema, no? Perché lasciano le macchinette, come le macchinette quelle dove compri le bibite, sì, ma di sigarette. Le lasciano piene a inizio agosto e poi a metà agosto sono tutte vuote, non c'è più una sigaretta e se vuoi comprare sigarette devi cominciare ad andare sempre più lontano cercando la macchinetta che ha sigarette. Era divertente quell'epoca perché in realtà le città diventano città fantasme. Oh. Non vedi nessuno per stare, tutta la gente in vacanza, tutti in ferie. È molto curioso. Ok, allora il 15 agosto quello che originalmente si celebra, si festeggia è l'ascesa della Vergine.
In realtà è come festeggiare la metà delle vacanze, sì? Non è una festa molto religiosa. La gente non è che fa... Si fanno molte feste, si fanno le grigliate. Che cos'erano le grigliate? Sados, parrilladas, sì? Fanno le grigliate nei parchi. È una festa come per festeggiare la metà delle vacanze. Infine ci sono tantissime feste popolari che abbiamo già visto, abbiamo conosciuto. Il palio di Siena e anche quello di Asti, nella città di Asti si fa un palio. La regata storica di Venezia, la giostra del Saracino ad Arezzo, eccetera. Le abbiamo già viste tutte. Bene, allora, adesso abbiamo già parlato delle feste. E leggiamo un po' sui treni e i viaggi in Italia. Ricordate sempre, molto importante, che tutte queste informazioni sono un po' antiche. Questo libro è del 2006, è cambiato molto tutto dal 2006 adesso. Per esempio, se poi leggeremo qua in basso, c'è una cosa come quasi come una grande novità che si possono comprare i biglietti su internet. In quel tempo era una novità. Guardate, si può andare su internet, che cosa più moderna. E adesso è normalissimo, ok? Allora, leggiamo un po' i treni. Allora, Maria Angelica, leggimi tu la prima... Il primo paragrafo. I treni in Italia. Gli italiani viaggiano spesso in treno per distanze sia brevi che lunghe. La rete ferroviaria italiana copre tutto il territorio nazionale e la qualità dei servizi offerti è piuttosto alta. Esistono treni e servizi per ogni esigenza. Perfetto. Allora, gli italiani viaggiano spesso in treno. Che cos'era quel spesso? A menudo. Per distanze sia brevi che lunghe. Allora, qua abbiamo una combinazione sia che noi diciamo tanto come, tanto breves como largas. Tanto cortas como largas. Sia che. Sia. Io posso dire mi piacciono le macchine sia rosse che verdi, tanto rojas como verdes, per elencare due cose. La rete ferroviaria italiana copre tutto il territorio nazionale e la qualità dei servizi offerti è piuttosto alta, más bien alta. Piuttosto. Piuttosto ha molte forme, in realtà. È una di quelle parole un po' complicate dell'italiano, perché ha molte... molte forme, molti significati, sì? Perché può significare más bien, come l'ho detto prima, vediamo, scriviamo qua in alto. Allora, piuttosto, può significare más bien, può significare anche bastante. Ma se io dico piuttosto che, usando il che, significa en vez de.
Invece, come invece? Come l'invece di. Sì. Possiamo dire che lo possiamo usare come sinonimo di invece di. Per esempio, posso dire comprerò, continuo con l'esempio delle macchine, la macchina rossa piuttosto che la verde. Compraré el auto rojo en vez del verde. Perché è piuttosto bella. Sto usando due volte la stessa parola con due significati diversi. Entonces, compraré el auto rojo en vez del verde porque es más bien o bastante bonito. Okay. Allora, piuttosto, adesso conoscete un'altra parola. Allora, la qualità dei servizi offerti è piuttosto alta. Esistono treni e servizi per ogni esigenza, para cada exigencia o para todas las exigencias. Bene. Patricia, leggimi il prossimo parfo. Treni per il trasporto locale. Treni per il trasporto locale. Ecco, sì, noi diciamo transporte sì, in Italia. Succede, Patricia, te lo dico subito, succede moltissimo, è molto difficile cambiare il switch. Lo so, lo stesso succede con la parola o il verbo costruire. Perché noi diciamo costruire. Sì. Per quelli che parliamo spagnolo, all'inizio è molto difficile ricordare che è costruire ed è trasporto. Già, quindi, treni per il trasporto locale. Il locale o regionale collega piccole città all'interno della stessa regione. Si ferma in tutte le stazioni e offre posti di sola seconda classe. Il diretto fa meno fermate del regionale. L'interregionale, infine, collega città di regioni vicine e fa ancora meno fermate. Perfetto, bene, molto bene la pronuncia anche. Allora, treni per il trasporto locale. Abbiamo il locale, si chiama o locale o regionale. È lo stesso treno con due nomi. Molto più comune se andate in Italia a trovarlo come regionale. Quello è il nome più comune. Collega piccole città. Che cos'è collegare? Une. Esatto, collegare significa unir. Allora, une pequeñas ciudades, piccole città, all'interno della stessa regione. Ok? Non esce dalla regione, rimane dentro. Si ferma in tutte le stazioni. Allora, ricordate questo. È il miglior consiglio che vi posso dare. Se andate in Italia e volete fare un viaggio normale, non prendete il regionale, perché si ferma in tutte le stazioni. Sì, io ho visto stazioni dove non c'è niente, non c'è neanche stazione, è solo un binario, è un andén. E si ferma lì 5 minuti. Non scende nessuno, non sale nessuno, e salì 5 minuti fermo, e tu aspetti, diventi vecchio, puoi morire dentro il treno perché non succede niente. Allora, quando si prende il regionale? Perché esiste il regionale per la gente che lavora in città o paesini molto, molto, molto piccoli e devono andare a lavorare.
Ma è necessario. Sì, è necessario, è assolutamente necessario. Sarebbe necessario anche qua a Santiago. Sarebbe bellissimo avere un regionale. Un sì. po' il metrotren è un po' simile, possiamo dire. Ma ovviamente i treni regionali arrivano in tutto, sono la rete è molto grande. Allora, in Italia e in Europa in generale, tu puoi vivere fuori città, vero? E lavorare nella città tranquillamente. Quella è una cosa interessante. Però, se sei in fretta, se sei in fretta, puoi prendere il regionale assolutamente. Oh. Ok? E offre posti, ofrece puestos, lugares di sola seconda classe. Ok? Il regionale non ha la prima classe, ha solo seconda. Il regionale alla fine è come un autobus, però è un treno. Tu entri e ti siedi dove vuoi. E molte volte non ci, è pieno, allora devi andare in piedi. È come, un, è come la metro. Mm-hmm. Il diretto fa meno fermate del regionale. Ok? Si ferma in molte stazioni, ma non in tutte. Mm. Sì, solo in quelle più... le città piccole, ma non piccolissime. Invece l'interregionale, quello che fa è che va da una regione all'altra. Mm-hmm. Collega città di regioni vicine, sì? De regiones cercanas, guardate che vicino significa cercano, e fa ancora meno fermate. Che cos'è una fermata? Parada. Una parada. Ricordate che fermare significa parar. Fermata, parada o paradero. Allora fa ancora meno fermate. Solo nelle città più un po' più grandi. Bene. Anna Maria, leggimi l'Intercity. L'Intercity è più moderno. È il più moderno. Intercity Plus sono treni molto veloci. Coprono tutti il territorio e offrono un alto livello di comodità. Comodità. Si fermano solo nelle principali città. Ecco. Allora, l'Intercity è il più moderno, il más moderno, è l'Intercity Plus. Sono treni molto veloci. No, non è vero, non sono veloci. Sono meno lenti dell'interregionale, ma non sono veloci. Coprono tutto il territorio e offrono un alto livello di comodità. No, non è neanche vero, non sono comodi. Si fermano solo nelle principali città, quello sì che è vero. Sì, le città più grandi sono fermate dell'Intercity. Come consiglio, l'Intercity ha la forma notturna. Sì, esiste l'Intercity notte. Come consiglio, è comodo? Sì, è comodo nel senso per gli orari. Se stai viaggiando, puoi viaggiare di notte. Però non è bello. Non è bello viaggiare in un Intercity notte. L'ambiente non è il migliore. Fa un po' paura viaggiare. Ah, sì. Io ho viaggiato un paio di volte perché, non so, se io facevo molto Milano-Bologna, andavo a vedere i miei amici, e a volte non, per il tempo non riuscivo a prendere quello di giorno, e allora dovevo prendere quello notturno, che poi facevo solo la prima parte, non so, partiva alle 10, io arrivavo a mezzanotte, allora non era tutta la notte perché era vicino. Ma quello continua fino al sud e la gente che andava lì era una cosa particolare. Devi stare un po'.
La garra brava, sí. Brava. No, no, sí, c'era gente un po' particolare. Allora, meglio evitare l'intercity notte, a meno che non ti serve molto, 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 è meglio evitarlo. Bene. Doris, leggimi qua. Eurostar. L'Eurostar è un treno molto moderno che offre alti standard di comfort e velocità. Noi diciamo comfort. Comfort e velocità. Comfort e velocità. Viaggiando a 250 chilometri, sì. Chilometri orari. Collega le città più importanti e offre anche servizi. Più importanti. E offre anche servizi di ristorazione. Il biglietto include la prenotazione del posto. In prima o in seconda classe. Ecco. In più. No, fino lì. Corretto, poi continuiamo. Allora, l'Eurostar è un treno molto moderno. Questo sì. L'Eurostar, adesso sì, stiamo parlando di treni moderni, veloci, belli. È un treno molto moderno che offre alti standard di comfort e velocità. Sì. Molte parole straniere. E freccia rossa? No, è il freccia argento. Ah, yeah. Patrizia, sì, gli italiani, lo dico sempre, sì, hanno il grande problema di usare troppe parole, soprattutto in inglese. Troppe, sì, significa demasiadas. Troppe. Troppo significa demasiado. Troppo. Demasiado. Come sono le parole, sono troppe, demasiadas. L'italiano usa troppe parole in inglese, è un problema. Molta gente mi dicono, come noi. No, sì. No, molte di più. Moltissime di più. Sì, come standard, comfort. Sì, standard anche noi lo usiamo, che viene dal francese, che anche noi usiamo la versione, possiamo usare quella originale standard o quella spagnolizzata standard. Gli italiani sì, anche loro usano, ci sono alcune parole del francese, ma molte, molte, molte dell'inglese, troppe. Mm-hmm. Non possono dire una frase senza una o due parole in inglese. Mm-hmm, sì. Bene, allora, offre alti standard di comfort e velocità. Viaggiando a 250 chilometri orari. Allora, chilometri orari. Un'altra forma di dire lo stesso è chilometri all'ora. Noi diciamo por ora, in italiano è allora. Ma orari è simile? È lo stesso, significa lo stesso. Chilometri orari o chilometri all'ora, mm-hmm, significano lo stesso, chilometros por hora. Mm-hmm. Collega le città più importanti e offre anche servizi di ristorazione. Ok, allora abbiamo
un ristorante che è più un bar, è più un bar che un ristorante, bar italiano. Prendere il caffè, prendere un panino, non è che generalmente non c'è il ristorante, dentro il treno, però si può mangiare. Il biglietto include la prenotazione. Che cos'era la prenotazione? La riserva. La riserva, perfetto, del posto, in prima o in seconda classe. Allora, tu quando lo compri, sempre ti dice dove ti devi sedere, dove devi viaggiare. Bene. Ultima. Maria Angelica, leggimi fino a qua. Maria Angelica, il microfono. Ecco. In più ci sono i treni ad alta velocità. Sono ancora più rapidi, lussuosi e ovviamente cari, creati dal famoso designer Giugiaro. Viaggiano su alcune linee ad oltre 300 km all'ora e collegano le grandi città in tempi molto brevi. Perfetto. Fino lì. Agevolezze. In più ci sono i treni ad alta velocità, che sono ancora più rapidi, lussuosi, che viene dalla parola lusso. Che cosa sarà lussuosi? Lujosos. Perché lusso è lusso. E ovviamente cari. Sì, sono più lussuosi, più rapidi, ovviamente dobbiamo pagare di più, sono più cari. Creati dal famoso designer Giugiaro. Allora, perché designer. Noi perché usiamo designer? Qua sì che si capisce il perché. Perché se io uso la parola disegnatore, che sarebbe la parola in italiano, esatto. Sto dicendo dibujante. Allora, che cosa è successo? Che non abbiamo una parola in italiano per quello che noi in spagnolo diciamo disegno. Perché disegno in italiano significa dibujo, solo dibujo. E disegnatore, dibujante. Allora dobbiamo usare il design e il designer. In inglese. Esatto, dobbiamo usare la parola in inglese perché in italiano non abbiamo nessuna parola per quello. Si confonderebbe con quello che solo disegna. Ma illustrazione è molto specifica. Esatto, sì, è troppo specifico. Allora si usa questo, il design come la carriera. Sì. E il designer come la persona che lo fa, ma ricordate sempre disegno, dibujo, disegnatore, dibujante. Per quello parliamo di il famoso designer Giugiaro. Viaggiano su alcune linee ad oltre, a más de 300 km all'ora. Vedete che si può dire orari o all'ora. E collegano le grandi città in tempi molto brevi. Sì, quello è vero. È molto, molto veloce. Sono tempi molto, molto brevi. Questo lo leggo io, tanto pochino. Esistono molte agevolazioni. Le agevolazioni sono i prezzi speciali, non sono offerte, sono prezzi speciali. Perché? Perché dipendono dal tipo di persona, ok? Allora sono prezzi speciali, per esempio, che dicevo, per i giovani, per gli anziani, per i turisti, per le scuole,
o per i passeggeri che usano solo l'Eurostar, ok? Qua in Italia, generalmente in Europa, abbiamo questi prezzi speciali dove non tutti pagano lo stesso, come qua gli studenti. In Cile gli studenti hanno una agevolazione, si paga di meno. Quelle sono le agevolazioni. Allora non sono offerte, sono solo prezzi per tipo di persona. Possiamo fastidiare? Come la terza età. Possiamo parlare, sì, esatto, di facilidades o tarifas, tarifas diferenciadas. Ahí queda más claro. Esatto. E poi, per esempio, è molto comune avere un biglietto mensile, mensual, nella metro, nei treni, mensual. È molto comune, non solo in Italia, ma in tutta Europa, pagare una volta al mese e poi puoi usarlo tutte le volte che vuoi, che sarebbe una cosa molto interessante qua. Pagare un solo biglietto e puoi avere illimitato i viaggi. Vieni del verbo agevolare, che agevolare. Significa favorecer o facilitar. Perfetto, grazie. Io sono all'antica. Sì, all'antica. Oye, Giuseppe, ¿y el euro sí. Pass existe todavía en Europa? Sí, existe ancora. Yo lo he visto da poco. Yo no lo sé. Le volte che l'ho studiato un po' per sapere se conviene o no, secondo me molto non conviene. Anni fa conveniva molto. Esatto, esatto. Anni fa conveniva molto, 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 sì. Molto. Perché pagavi una quantità e poi viaggiavi molto. Adesso se con gli aerei anche non so se conviene molto. In generale il treno conviene ogni volta di meno. In Italia e in Europa in generale si usa ogni volta di meno il treno e di più l'aereo, cosa a volte lo stesso, e fai lo stesso viaggio in molto meno tempo. Però dipende ovviamente dalla distanza. Per le distanze corte ovviamente il treno è la soluzione migliore, per le distanze più lunghe l'aereo. E si vede di più il paesaggio. Nel treno sì, si vede di più il paesaggio, ma dipende, per sempre dipende che cosa vuoi fare. Se ti piace il paesaggio, bene. Se vuoi arrivare, meglio l'aereo. Sempre dipende da ogni persona. Bene, ok, allora abbiamo finito. Poi facciamo la pausa e poi leggiamo la parte del famoso ticketless, biglietto elettronico, e finiamo l'unità, ok? Allora, quando tu estornudaste, come si dice salud? Salute. Dice. Sì, salute. Okay. Che funziona anche quando fai stai bevendo qualcosa e dici salute, è lo stesso. Quando fai, non so, con le birre o con il vino e dici salute, anche lì funziona per quando astornutisci, è difficile il verbo astornutire. Astornutisci e puoi dire salute. Tornutare. Astornutire. Astornutire. Sì, per quello io astornutisco. Tu astornutisci. È difficile. Bene, pausa. Sono le 10:10 fino alle 10:25, 15 minuti. Ok? Ok. Bene, a dopo.